intanto benvenuti tutti quelli che sono arrivati, no? Allora, questa, sapete, è l'ultima conviviale del nostro Rotary Club a Padova prima dell'interruzione estiva e quando il consiglio direttivo ha progettato il programma di luglio ha fatto questa riflessione. Negli ultimi due anni, cioè l'anno scorso e l'anno prima, quindi durante la presidenza Mazzoleni e durante la presidenza Carli, la terza conviviale di luglio era stata dedicata a tematiche relative all'informatica. Nel 2010 il professor Bombi aveva fatto una relazione sui siti web, il sito web del nostro club. L'anno scorso il nostro socio Macchi aveva fatto una relazione sull'uso delle social networks e comunque strumenti di interazione sociale e di comunicazione interpersonale a livello di reti sociali. Allora, io avevo visto che c'era questa mostra che sarebbe stata aperta nella primavera, sono andata a parlare con l'ingegner Canazza, che dopo vi presento, e ho detto sarebbe bello che dedicassimo la terza e ultima conviviale di luglio a questa tematica. Purtroppo la mostra chiudeva nel programma il 30 di giugno e la gentilezza del direttore del centro, che adesso vi presento, e dell'ingegner Canazza ha fatto sì che la mostra venisse estesa appositamente per noi fino ad oggi. Domani verrà smobilitata, i calcolatori che sono utilizzati dalla mostra verranno utilizzati per le preimmatricolazioni degli studenti dell'Università di Padova, perché se dedica per molti aspetti l'Ateneo è un ente virtuoso nell'uso della strumentazione, da anche l'Ateneo una ruota che gira da un giro alle proprie apparecchiature, quindi domattina alle 9 smontano la mostra. Quindi prima di tutto è veramente un grazie di cuore per questa disponibilità. E poi adesso vi presento chi ci farà la relazione e nella logica delle linee programmatiche del nostro anno abbiamo un'organizzazione con persone che di più esperienza contestualizzano, sono presenti insieme al relatore e un esperto che farà da discussant o moderatore. Quindi la relazione, come voi sapete, ce la farà l'ingegnere Sergio Canazza, il titolo lo conoscete già, vi presento brevemente il curriculum che è estremamente interessante, me lo sono fatto anche scrivere perché mi interessava sottolineare di Sergio questa capacità di fare un lavoro scientifico in un settore informatico culturale, perché è vicino alla musica, ma aver avuto dei successi e aver raggiunto degli obiettivi molto importanti anche a livello industriale. Infatti lui ha avuto per il concorso per le migliori idee imprenditoriali innovative il premio alla Startup Veneto del 2010, è stato vincitore della fase finale di Rencon del 2011, che è la più importante competizione a livello mondiale nel campo del sound e music computing, ha avuto il premio Progetto Impresa del 2010 finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e promosso dal Consorzio IMPACT, è un premio destinato al supporto di innovative provenienti dal mondo universitario, per stimolare e sostenere la nascita di idee e imprese ad alto contenuto tecnologico, poi il premio per l'eccellenza in campo artistico-culturale alla Startup 2010, il primo premio alla finale di Startup Veneto 2010, è stato classificato fra i primi 10 nel premio nazionale per l'innovazione a Palermo nel 2010 e lo Startup del 2006, premio innovazione nei beni culturali. Quindi voi vedete, anticipiamo questo collegamento, questa importanza tra i beni culturali e l'informatica. Noi riteniamo, e ce lo dirà anche il professor De Poli dopo, riteniamo che sia un aspetto sul quale valga la pena di riflettere e di cercare di investire per fare in modo di valorizzare le nostre risorse culturali anche attraverso le nuove tecnologie. Allora, il signor Canazza ve l'ha presentato, ci darà un saluto
il professor Molin, Mario Molin, che è un professore ordinario di mineralogia, ma è qui nella veste di direttore del Centro di Ateneo dei Musei, perché l'Ateneo di Padova si è organizzato per aspetti importanti interdisciplinari e interculturali in un certo senso, si è organizzato con dei centri in maniera tale da avere anche delle organizzazioni che permettono di realizzare ad esempio mostre come questa. Il discussant invece, a chiusura della presentazione che ci fa Sergio, il discussant o moderatore è il professor Giovanni De Poli, del Dipartimento di Ingegneria e Informazione, un professore ordinario di Ingegneria e Informatica ed è il direttore del Centro di Sonologia Computazionale dell'Università di Padova, un altro centro prestigioso. A questo proposito mi fa molto piacere sottolineare una cosa di interesse per il nostro club, perché questo settore nell'area dell'ingegneria, allora elettronica, poi informatica, a Padova è stato fondato dal professor De Biasi, recentemente scomparso purtroppo. Il professor De Biasi è stato invitato a fare una relazione su musica e del laboratorio elettronico dal nostro club nell'anno rotariano 1987-88, quando era presidente il professor Giorgio Baroni. E quindi abbiamo anche all'interno del club un filo che ci conduce da allora ad adesso e speriamo anche per il futuro. Io passo la parola adesso a Molina. Grazie. Bene, buonasera a tutti, grazie della vostra venuta. È un modo anche, diciamo, elegante per terminare un evento culturale, questa mostra, che ha radici un po' lontane e anche quasi divertenti, no? Perché le casualità a volte giocano un ruolo importante. Ricordo ogni tanto, e lo ripeto con piacere, che tutto nasce da una capriata un po' malmessa in uno degli edifici dell'Ateneo. Il professor Milanesi mi chiama, vedi se trovi qualche spazio per mettere della strumentazione che ha valenza museale. E da questo momento c'è stato l'incontro con l'ingegner Canazza. Sono venuto a conoscenza della rilevanza, diciamo, della collezione, ma poi subito dopo con il professor De Poli ci siamo visti. E sull'onda, diciamo, di alcune attività in corso da un po' di tempo, sotto la mia direzione, ho concepito l'idea di proporre una mostra. I colleghi l'hanno immediatamente considerata come un'occasione da veramente particolare e da questo 2 anni sono passati, no? Circa dal gennaio 2010. Ecco, gennaio 2010, poi siamo arrivati a quest'anno e diciamo il progetto è stato ben accolto e finanziato dalla Regione Veneto, a cui dobbiamo fondamentalmente lo start fondamentale per poter avere per poter partire con questa iniziativa. Il centro musei che ho avuto l'onore di dirigere è un centro di coordinamento. L'Università di Padova ha una ricchissima serie, cioè ha una non ricchissima la serie, ma ha un consistente numero di musei particolarmente ricchi. Alcuni sono chiari, sono ben organizzati, altri invece vedono la potenzialità dell'organizzazione delle collezioni, faccio riferimento a medicina, delle persone sono molte, e questo sistema museale mira anche alla tutela di questo patrimonio molto ricco. È stata per me una scoperta veramente, veramente entusiasmante, la ricchezza, la dovizia di collezioni che abbiamo, in attesa. Io sono professore di mineralogia, sono arrivato attraverso il mondo dei minerali, ma ho scoperto che abbiamo delle collezioni antropologiche fantastiche, anche da un punto di vista estetico. Che sono poi qui vicine e che avranno allocazione a Palazzo Cavalli nei prossimi anni. Palazzo Cavalli è un progetto ambizioso dell'Ateneo, mira a raccogliere nella struttura che è di fronte, diciamo, all'arena di Padova, dove c'era l'ex geologia, era il mio vecchio dipartimento, 4 musei naturalistici, mineralogia, geologia, paleontologia, zoologia e antropologia. L'idea è quella di creare un percorso che dalla formazione del pianeta Terra porta alla materializzazione dell'idea con l'espressione artistica. Vabbè, c'è un continuo che passa attraverso la paleontologia e la zoologia, ma non mi dilungo in questo aspetto. Un'attività parallela
che il CAM ha voluto curare, CAM, il Centro di Ateneo per i Musei, è stata quella di mostre. Inizialmente erano molto sporadiche, ma adesso hanno preso una successione vivace. C'è stata la mostra su Darwin, poi per l'anno internazionale della biodiversità. C'è stata la mostra adesso del CSC sulla sonologia computazionale ed è in immediato programma, proprio domani mattina abbiamo la riunione ponte con il tema delle metamorfosi di Ovidio, di cui qui ho già la locandina. E quando la collega Agosti ha parlato della trasformazione dei computer da sonologia computazionale a iscrizioni, mi è venuta in mente la metamorfosi, che è un po' tipico conduttore di questa mostra. È una mostra che sarà, vi consiglio di poter di visitare, perché sarà molto ricca di reperti archeologici che vengono dal Museo Nazionale di Napoli, Archeologico Nazionale di Napoli, lacerti di affreschi ma anche di considerevoli dimensioni, ma ci sono gemme, glittica, cioè una particolare ricchezza di opere d'arte, e verrà fatto o trattato un parallelismo tra la cultura letteraria umanistica, Ovidio e le metamorfosi, e la produzione artistica del tempo, e anche la produzione artistica che poi si innesta nel Rinascimento italiano e che arriva a noi. Perché una specie di continuo dove il mito delle metamorfosi, amori e vendette fra dei e sgambetti agli uomini, eccetera, gioca un ruolo importante. A questa seguirà poi un'altra mostra di carattere archeologico, Egitto-Veneto. In Veneto abbiamo numerose raccolte di materiale egizio disperse, si è creato una specie di museo virtuale e qui verranno raccolte, presentate queste raccolte egizie. Noi a Padova abbiamo Belzoni con alcune delle opere importanti, sono nato come storia dell'egittologia. Seguirà poi una mostra sull'anno internazionale della cristallografia 2013. E qui l'aspetto cambia, ricadiamo nell'ambito scientifico, però ricordiamo la rilevanza della cristallografia 1913-2013, 100 anni che ci hanno visto giocare e risolvere i problemi del DNA umano, passando attraverso le strutture, le nanostrutture, eccetera, eccetera. C'è un mondo vastissimo e anche molto interessante. Ecco, questa è un po' la proiezione delle prossimi eventi culturali e io ritenevo opportuno in questa sede anticiparli. Grazie di questa vostra venuta e buona serata. Bene, grazie. Io vi racconterò le visioni del suono, sia le diverse modalità di utilizzare il suono in diversi ambiti scientifici. Dicevo, visioni del suono nel Centro di Sonologia Computazionale, che è un centro che ha fatto la storia dell'informatica musicale negli ultimi 40-45 anni. E queste modalità di utilizzo del suono sono sia finalizzate per la produzione di nuova musica d'arte, sia in diversi campi di ricerca, ad esempio per la didattica, per la didattica tecnologicamente assistita, per il recupero di diverse disabilità e per la didattica anche a studenti e bambini in situazione di handicap, alla videosorveglianza, audio-videosorveglianza e molti altri campi. E per cui, dopo avervi introdotto un po', descritto il Centro di Sonologia Computazionale, le prime ricerche del centro per la produzione di musica, al calcolatore, di sintesi della voce, qui vedete esempi di macchinari, di elaboratori che si utilizzavano per produrre la voce sintetica e alcune musiche sintetizzate, fino ad arrivare all'utilizzo degli elaboratori in tempo reale durante i concerti, quindi elaboratori che cominciano a essere portabili, fino poi ad arrivare a cavallo del millennio scorso e di questo, tra gli anni 90 e i primi anni del nuovo millennio, a una vera e propria rivoluzione nel campo dell'informatica musicale che ha trasformato quella che veniva chiamata computer music in sound music computing. Tutti questi aspetti sono illustrati nella mostra, quindi poi vedremo dal vivo, diciamo, alcune di queste applicazioni e anche alcuni equipaggiamenti storici. Io qui ho inserito un collegamento a un documento
per eventuali interessati, che approfondisce quello che dico adesso e che è presente, memorizzato nel sito appunto del Centro di Ateneo per i Musei, che è tuttora attivo, mi auguro che rimarrà anche a mostra chiusa, insomma, per un po' di tempo. E dicevo del Centro di Sonologia Computazionale, anzi passo precedente al Centro di Sonologia Computazionale, la musica elettronica a Padova nasce negli anni 60, qui vedete musica elettronica, ho scritto in corsivo non per un errore di PowerPoint, ma perché per musica elettronica qui si apre un argomento molto spinoso, diciamo, intendo musica elettronica tutta quella musica di ricerca, quindi musica d'arte, non musica di consumo, che fa uso in diversi modi di strumenti elettronici, elettrofoni e informatici. Per un musicologo è un termine molto controverso, ma così l'ho messo in corsivo e ci accontentiamo di questo termine. Dopo in mostra magari vi illustro i diversi momenti tra musica elettronica, musica informatica, eccetera. Dicevo, già nel 1965 a Padova si fonda uno studio di musica elettronica grazie all'opera di Teresa Rampazzi ed è un gruppo Nuove Proposte Sonore. Il gruppo NPS ha in realtà due momenti importanti: in primo, appunto a metà degli anni 60, con protagonisti Teresa Rampazzi e Ennio Chigio, che poi si è dedicato in maniera sempre maggiore alla visual art, e poi nei primi anni 70 sempre con Teresa Rampazzi e con quelli che fino allora erano stati i suoi allievi, Alvise Vidonin e Giovanni De Poli, appunto, che adesso è il direttore del centro. Questo possiamo dire che sono gli antefatti del Centro di Sonologia Computazionale, che viene di fatto ufficialmente fondato nel 1979 dal professore Giovanni Battista De Biasi, che è stato ricordato poco fa, ma era già attivo da qualche anno, diciamo dai primi anni 70, ed era un centro di Ateneo che utilizzava l'elaboratore presente al centro di calcolo per la sintesi della voce umana e per la produzione di suoni sintetizzati, di suoni musicali sintetizzati. Per fare questo c'erano bisogno di elaboratori, qui vedete due esempi, insomma due fotografie di questi, che occupavano stanze, quindi era impossibile pensare di utilizzare questi strumenti dal vivo durante un concerto. Quindi i compositori utilizzavano questi strumenti per produrre della musica che poi veniva registrata su nastro magnetico e il nastro magnetico veniva, diciamo, eseguito dal vivo, non c'erano esecutori umani durante i concerti. Questo è stato un momento storico molto importante, ma già dagli anni 80 poi si è potuto cominciare a portare elaboratori non proprio portabili come questo, ma comunque ne vedrete degli esempi durante la mostra, una specie di cassoni che potevano venire comunque trasportati in sala da concerto e produrre del suono in tempo reale e anche trasformare il suono, magari prodotto acusticamente da cantanti o da strumentisti, in tempo reale durante il concerto. Nasce il Live Electronics e avremo modo di vedere degli esempi di Live Electronics e anche degli equipaggiamenti originali degli anni 80 del Live Electronics durante la mostra. Quindi negli anni 70 elaboratori, produzione di suoni di sintesi, diciamo offline, in studio, negli anni 80 si comincia a lavorare anche per, dal punto di vista quindi informatico, ci sono problematiche molto diverse, molto interessanti, per produrre suoni in tempo reale durante i concerti. Negli anni 90 il Centro di Sonologia Computazionale si è dedicato a mettere in relazione due mondi che possono sembrare contrapposti tra di loro, cioè né emozioni né macchine. Produrre, quindi il Centro di Sonologia ha cominciato a analizzare il gesto musicale, quindi diciamo l'espressività di un'esecuzione musicale, di un musicista, la differenza tra da quello che c'è scritto in una partitura e quello che viene eseguito da un performer, da un musicista. Contemporaneamente si è cominciato a produrre quelli che io chiamo modelli dell'esecuzione, cioè strumenti informatici per poter non solo far riprodurre automaticamente una partitura da un elaboratore, ma farla riprodurre con un'intenzione espressiva, cioè farla eseguire
con una certa espressività, diciamo. Tra l'altro in questo campo c'è un campionato del mondo vero e proprio che mette a confronto questi diversi sistemi, perché non solo il Centro di Sonologia Computazionale di Padova ha cominciato a lavorare in questo campo di ricerca, ma ci sono molte scuole in Giappone, in Spagna, in Svezia, in America, che si occupano di questo campo di ricerca, che in Giappone chiamano Kansei, negli Stati Uniti Affective Computing e appunto in Europa Expressive Information Processing. In questo video vedrete un esempio del nostro sistema in funzione, un sistema informatico, un calcolatore opportunamente programmato che viene collegato a un pianoforte acustico della Yamaha con disclavia, e in cui però questo pianoforte, che quindi suona come un normalissimo pianoforte reale, in ogni tasto ha degli attuatori e quindi può venire comandato da un calcolatore. E viene comandato in modo da suonare in modo espressivo, diciamo, una partitura musicale. Decennio successivo, negli anni 2000, vengono introdotti, diciamo vengono utilizzati in maniera estensiva nel campo dell'informatica musicale due parametri: lo spazio sonoro, quindi la possibilità di muovere in suono durante i concerti utilizzando sempre sistemi informatici, e l'interazione tra il gesto, il movimento del musicista e parametri sonori, quindi una vera e propria interazione multimodale introdotta durante la performance. Un esempio è la Medea di Adriano Guarnieri, che è un'opera di teatro musicale, una delle più importanti opere di teatro musicale degli ultimi 20 anni, è stata prodotta nel 2001, ma è già nei libri di storia della musica. Un'opera che per la prima volta dopo la sua esecuzione alla Fenice nel 2001 si può fruire proprio qui in mostra, dopo la scontiamo, nell'originale installazione multicanale, perché ha bisogno di molti diffusori indipendenti tra di loro. È stato fatto un DVD, quelli che si possono scontare negli impianti casalinghi 5.1, diciamo, ma non c'era un numero di canali sufficienti, lo stesso compositore non si è mai ritrovato pienamente in questa installazione, mentre qui potremmo ascoltare un estratto di quest'opera esattamente come veniva poi proposta, diciamo che si avvicina molto a come è stata proposta la Fenice nel 2001. Quindi negli anni 2000 lo spazio, il movimento del suono nello spazio e l'interazione tra musicista e calcolatore, tra, diciamo meglio, il movimento del musicista e il gesto sonoro prodotto dal calcolatore. Il Centro di Sonologia quindi in questi anni ha prodotto moltissime produzioni musicali, moltissime opere musicali, e ha collaborato a eseguire queste opere in importanti teatri e festival internazionali, tra cui l'Expo 2000, vedrete qui in mostra proprio quello che avevamo realizzato per l'Expo 2000, dico avevamo perché sono stato protagonista di quell'installazione pensata dal compositore Carlo De Pirro, ma vedete qui altre esecuzioni alla Scala, all'Opéra di Parigi, al Teatro Stoccarda e molti altri. Abbiamo anche
diverse produzioni discografiche, quindi abbiamo un archivio molto particolare, molto diversificato e molto anche complesso da gestire, perché abbiamo evidentemente documenti audio-video, ma anche materiali cartacei, partiture. Vedremo i mostri esempi di documenti cartacei molto diversi dalle tradizionali partiture, strumenti musicali, elettrofoni, alcuni strumenti elettrofoni prodotti al centro, quindi strumenti originali, e molti strumenti di elaborazione del suono, acquisizione e elaborazione del suono, anche questi originali. Quindi un archivio composto da documenti e materiali molto particolari, diversificati e quindi complesso da gestire. Dicevo che all'inizio degli anni 2000 l'informatica musicale si trasforma da computer music in sound music computing. Cioè, cosa vuol dire? Fino alla fine degli anni 90 l'informatica musicale era finalizzata soprattutto a produrre nuovi strumenti per il compositore che desiderava, che aveva bisogno, diciamo, di qualcosa di innovativo per produrre la sua musica. Strumenti di live electronics spesso per mettere in connessione strumenti acustici con strumenti elettronici, software per la spazializzazione del suono, o altri sistemi di questo tipo, o nuovi metodi di sintesi sonora. Negli anni 2000 si è cominciato a utilizzare il suono non solo per la produzione musicale, ma in diversi ambiti di ricerca scientifica, per la conservazione e il restauro dei beni culturali musicali, come supporto, supporto tecnologico alla didattica, per la divulgazione scientifica, per creare strumenti, diciamo, sostitutivi per disabili, basati su feedback acustico, e anche nel campo della sicurezza e della sorveglianza. Nel poco tempo che mi resta cerco di fare una carrellata su queste diverse applicazioni. Parto, diciamo, dalla coda, cioè vi mostro alcune possibili applicazioni anche industriali o culturali alla ricerca che il Centro di Sonologia sta compiendo in questi anni. Per quanto riguarda la conservazione e il restauro del patrimonio musicale, al Centro di Sonologia Computazionale in particolare, ma in molti altri centri di Sound and Music Computing, si lavora sulla conservazione del supporto, nuovi strumenti per conservare il supporto, per restaurare il suono e anche per conservare lo strumento che ha generato il suono. Le motivazioni sono ovvie, sono quelle di tutti i campi di ricerca nei beni culturali. Un esempio di applicazione che è stato un output di questa ricerca, è stato un esito industriale di questa ricerca, è questo Photos of Ghost, che oltre a essere il titolo di una canzone famosa dei miei tempi, anni 70, della PFM, è anche un acronimo che vuol dire, appunto, che si riproduce in suono basandosi semplicemente dalla foto dei solchi di un disco. Il software fa questo in particolare: noi abbiamo un disco anche rotto, fotografiamo il disco e calcoliamo l'ampiezza del suono sulla base della velocità virtuale che avrebbe la puntina, che noi calcoliamo sulla base delle deviazioni del solco rispetto alla circonferenza. Insomma, applicando strumenti di computer vision, in buona sostanza generiamo il suono da una fotografia. E questo è il suono che si produce da un disco, utilizzando un disco vecchio, molto vecchio, parliamo di un disco del 1927, di immigrati italiani in America, perché è stato un progetto di ricerca che mi è stato finanziato dalla Comunità Europea proprio sul recupero di questa tradizione ancora qualche anno fa. Ascoltiamo il disco riprodotto da un giradischi ad altissima qualità, un giradischi da 20.000 euro per capirci. Canto di ribellione, avete sentito, dell'immigrato italiano. Lo stesso disco lo sentiamo senza i 20.000 euro del giradischi, ma semplicemente
facendo suonare la fotografia del disco. Sentirete che è diverso in suono, ma non è tanto peggiore. La voce ci perde un po', c'è meno rumore, comunque il disco non è stato toccato né da una puntina né da un raggio laser, perché ci sono giradischi laser, anche quelli da 10.000 euro in su, per parlare di applicazioni commerciali, ma anche il laser brucia la polvere sul disco, fonde la polvere sul disco, facendo danni irrimediabili al disco, quindi la fotografia è l'unico modo per non rovinare in alcun modo il supporto. Altri esempi di applicazioni del Sound Music Computing si trovano, come dicevo prima, nella didattica, nell'aiuto alla didattica. Il Centro Sonologia Computazionale è stato realizzato, sono stati realizzati diversi sistemi già in uso in diverse scuole, da 2 anni che siamo in sperimentazione su diverse scuole del nord-est, non di Padova, ma diciamo da Gorizia, Udine, sino a Milano. E sistemi che utilizzano la memoria motoria del bambino, cioè sistemi aperti, non sensorizzati, quindi una stanza dove il bambino si può muovere liberamente, a seconda di dove si sposta il bambino nascono dei suoni, il bambino genera dei suoni perché viene tracciata, seguito diciamo il bambino da una telecamera, quindi il sistema capisce dove si trovano i bambini e genera dei suoni. Poi il bambino, quando ha esplorato la stanza, si rimette al centro della stanza, parte la voce di una maestra che narra, diciamo, una storia, e il bambino deve costruire la colonna sonora di questa storia andando a riprendere i suoni, correndo, quindi cercando di memorizzare dove erano i suoni, correndo in giro per la stanza a cercare questi suoni. Questo durante la sperimentazione abbiamo visto che aumenta il tempo d'attenzione del bambino. Questi tipi di sistemi sono utilizzati in queste scuole sia per l'insegnamento della seconda lingua inglese, tipicamente, sia per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua per figli di immigrati di prima generazione, sia come aiuto a bambini con diverse situazioni di handicap, ad esempio bambini con affetti da sindrome di Down. È una sperimentazione che stiamo seguendo in questi mesi. Un esempio è questo di utilizzo, vedrete dei bambini che non solo si limitano a correre in giro per la stanza, ma simulano anche i movimenti degli animali, i versi degli animali. Alla fine c'è anche una sorta di cooperazione tra 2 o 3 bambini che alla fine si abbracciano perché decidono di muoversi ad unisono. Anche questo è interessante, far utilizzare questi ambienti a più bambini contemporaneamente. Si instaurano dei rapporti molto, molto particolari tra bambini. Tanto, tanto tempo fa c'era una zebra molto agile con un carattere peculiare. Dopo un po' smise di piovere. E così tutti e 3 uscirono dalla grotta e giocarono vicino al ruscello. La morale è che l'unione crea l'amicizia e la forza. Poi ci sono anche altri tipi di applicazioni che vedremo qui, quindi non vi faccio vedere in filmato perché sono qui esposti in mostra, questo era troppo grande per essere qui in mostra. Altri tipi di applicazione sono finalizzati all'aiuto a utenti in ipovedenti o addirittura ciechi assoluti. Questo è un esempio di uno di questi sistemi. L'utente entra in una stanza, in questo caso è una dottoranda del gruppo di ricerca in Centro Sonologia Computazionale, che entra in una stanza del Rittmeyer, dell'Istituto per Ciechi Rittmeyer di Trieste, col quale abbiamo sviluppato, seguendo le indicazioni degli psicologi di Rittmeyer, abbiamo sviluppato questo sistema. Vedremo questa persona che entra in questa stanza, muove un braccio e il sistema risponde dicendogli cosa c'è in quella direzione. Questo è quello che vede il sistema, e il feedback acustico lo sentirete. Sono chiari.
e così via. E il senso di questo è di restituire, diciamo, al cieco assoluto un colpo d'occhio dell'ambiente, e poi evidentemente l'ambiente deve essere esplorato dal cieco. Non è uno strumento per permettere al cieco di perlustrare un ambiente, semplicemente restituisce il colpo d'occhio. Questo è molto importante in diverse situazioni, ad esempio come aiuto alla domiciliazione di ciechi, per riconoscere, per abituarsi, diciamo riabituarsi al proprio domicilio, ipotizziamo una persona che è diventata cieca in seguito a un incidente, oppure un'idea che avevamo era può essere utile agli alberghi, che potrebbero in questo modo avere uno strumento in più, diciamo, in dotazione, per armare, diciamo, alcune stanze. L'utente cieco entra in queste stanze, si muove, ha un colpo d'occhio della stanza e comincia a fare pratica, diciamo. Per questo i risultati sperimentali condotti a Rittmeyer sono stati molto buoni, anche su pazienti affetti da handicap multipli, diciamo. E tutti questi sistemi, quelli che vi ho presentato prima e anche questo, sono stati realizzati con hardware di costo bassissimo, parliamo di pochissime centinaia di euro, calcolatori vecchi, obsoleti, e strumenti per il tracking della persona dal costo da 50-70 euro, quindi molto utili, diciamo, in diverse situazioni, come era quello del Rittmeyer di Trieste. Poi produciamo anche tecnologie per la divulgazione scientifica, cioè installazioni multimediali per permettere la fruizione di alcuni oggetti museali, e ne vedremo parecchi qui in mostra, quindi non mi soffermo. Vi dico solo che queste foto sono state scattate alla mostra del Copyright Italia a Roma nella primavera del 2011, nell'ambito delle celebrazioni per l'Unità d'Italia. E qui vedete il presidente Napolitano che stava appunto complimentandosi con Maddalena Novati, che è la direttrice del Centro di Fonologia Musicale della RAI di Milano, dello studio di Fonologia Musicale della RAI di Milano, con cui abbiamo collaborato nella realizzazione di questo tipo di tecnologie. Altro campo di ricerca è nell'ambito della sicurezza e della sorveglianza, un campo di ricerca molto caldo, diciamo, in questi anni. Utilizziamo array microfonici, quindi schiere di microfoni, per localizzare la provenienza di un suono, e poi strumenti informatici realizzati appositamente in centro di tecnologia computazionale, strumenti originali, per capire anche quel suono, quale sorgente l'ha generato. Le schiere di microfoni hanno il vantaggio di non dover essere direzionate, cioè io punto una schiera di microfoni in una certa direzione e riesco a calcolare la provenienza del suono in tutti i 180 gradi di fronte, quindi sono molto vantaggiosi se uniti a telecamere, perché tramite schiere di microfoni riesco a capire da che parte arriva un suono, e la telecamera robotizzata si può spostare e può essere puntata nella direzione di provenienza. Questo tipo di sistemi stiamo realizzando, abbiamo realizzato alcuni, cioè diciamo questa ricerca ha prodotto alcuni sistemi che abbiamo già installato in alcune basi militari italiane, quando, diciamo, nelle situazioni in cui non si possono utilizzare strumenti di sorveglianza attiva tipo sonar o radar per ragioni legislative. I microfoni sono ovviamente sistemi passivi, possono sempre venire utilizzati. In più possiamo anche cercare di capire qual è la sorgente che ha generato questo suono, ad esempio capire se è un riso di un bambino o l'urlo disperato di una donna, quindi possiamo selezionare alcuni eventi di interesse che vanno ovviamente monitorati poi da persone, da militari in questo caso, e trascurare gli eventi che sicuramente non sono di interesse. Ecco, questa è una carrellata, diciamo, di quello che succede nell'informatica musicale dal 2000 ad oggi, cioè non più solo produzione musicale, cioè realizzazione di strumenti per la
produzione, per la realizzazione di nuova musica, ma anche ricerca in tutti questi campi, dalla sicurezza a quelli che vi dicevo prima. Io non mi dilungo perché appunto avrei piacere di mostrarvi queste cose, di farvi ascoltare queste cose nella mostra, quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi invito alla mostra.